La tecnica oggi è sempre la stessa, entrano, acciuffano e si danno la fuga. Io faccio un po' di attività sportiva, ma ti fiaccano veramente in poco tempo, cioè tu non li raggiungi. Due furti con destrezza, poca distanza l'uno dall'altro, in pieno giorno e nel centro storico aretino. Cresce così l'esasperazione degli esercenti. La cosa che demotiva molto è soprattutto il non poter far niente. È successo in via Garibaldi, nelle mire dei ladri, un negozio di abbigliamento e attrezzatura per la montagna. Qui in centro il problema comincia a essere molto intenso. Noi nell'ultima settimana abbiamo subito due furti, quindi due giacche per un valore sommario di circa 1000 euro. Il problema, oltre che economico, è anche soprattutto psicologico, perché non hai più una vita tranquilla e regolare all'interno dell'attività. Nelle stesse ore, sempre nel centro storico e aretino, sono stati messi a segno anche altri colpi con la stessa modalità. È un fenomeno ancora sconosciuto, perché quando i ladri corrono per strada con la refurtiva, la gente non realizza quello che sta accadendo. Addirittura ieri il ladro che si è servito qui ha perso uno dei due giubbotti presi, e una signora lo stava chiamando per dire: signore, ha perso questo giubbotto. Quindi non c'è proprio ancora nella testa il fenomeno che sta crescendo. Allora questo fenomeno va stroncato subito. Quindi io chiedo che questo fenomeno venga stroncato sul nascere, perché sennò diventa strutturale e dopo non si combatte più. Immediata la denuncia ai carabinieri, che hanno dato avvio alle indagini per risalire al responsabile. Il cerchio si sarebbe già stretto attorno al presunto ladro.